vicino allo scudetto, entusiasmo in campo e sugli spalti dopo il gol di Fanna che ha dato ai veneti l'1-0 sulla Lazio. A 3 giornate dal termine, il Verona distanzia ora di 4 punti il Torino, che ha pareggiato a Como nell'unico 0-0 della giornata. La rete di Fanna è venuta solo a 12 minuti dal termine. In apertura di partita il portiere laziale Orsi aveva parato un rigore calciato da Galderisi. Non ha fallito invece dal dischetto il sampdoriano Francis D'Avellino, è il secondo della ripresa. Poi gli irpini hanno ribaltato il risultato, cogliendo una vittoria assai preziosa per la loro salvezza. Il pareggio è di Diaz al 36esimo e il gol del successo per l'Avellino sulla Sampdoria è venuto al 40esimo su autorete. Renica devia nella propria rete il tiro dell'avellinese Garuti. Altro autogol a San Siro per il vantaggio dell'Inter sulla Cremonese. Il tiro è di Bredi dopo punizione e la deviazione di Garzilli. Siamo al 9° del primo tempo. All'11° della ripresa, calcio di rigore per l'Inter per fallo subito in area da Rummenig. Altobelli trasforma e sigla il 2-0 finale per un Inter apparsa stanca. E degli impegni di Coppa ha risentito anche la Juventus con la Fiorentina a Torino. Briaschi dopo 3 minuti aveva portato in vantaggio i bianconeri. Dopo 2 clamorosi gol falliti dalla Juventus è la Fiorentina a pareggiare al 37esimo con il giovane Cecconi, che conclude una bella manovra. Nella ripresa al 32esimo su calcio di punizione la rete del successo della Fiorentina per 2-1. È di Passarella il forte e preciso tiro che supera il portiere juventino Bodini. Parità 1-1 all'Olimpico nel derby del centro-sud tra Roma e Napoli. Maradona al 40esimo rimette uno splendido pallone per Bertoni, che al volo al centro batte Tancredi. 1 minuto dopo il pareggio definitivo della Roma, dal Fiume prestato dagli attaccanti giallorossi e da un compagno di squadra, scaglia il pallone nella propria rete. A Bergamo, su punizione di Magrin, il gol del successo atalantino sul Milan, anche qui un gol prezioso che tiene lontano dal fondo classifica i nerazzurri, che giustamente esultano. Precipita invece l'Ascoli dopo la sconfitta interna nei confronti dell'Udinese. La rete dei friulani al 7° della ripresa, autore Tesser. Riproponiamo anche i gol della Serie B, con il Pisa sempre più leader del torneo dopo la vittoria per 4-1 sul Perugia all'Arena Garibaldi. Nerazzurri in vantaggio al 41esimo, ma il perugino Brunetti su autorete a battere il proprio portiere Pazzagli. Lo stesso Brunetti 3 minuti dopo si è fatto espellere per un fallo su Kift. All'11esimo della ripresa il Perugia pareggia con De Stefani su calcio di punizione. Poi il Pisa dilaga a interrompe la lunga serie positiva del Perugia che durava da 30 partite. Il 2-1 lo realizza Bergeren al 18esimo. L'altro straniero del Pisa, l'olandese Kift, dopo una lunga azione personale, supera Pazzaglia al 34esimo. Ed ancora Bergeren, 1 minuto dopo, segna, riprendendo di testa, il 4-1 finale del Pisa sul Perugia. Non disponiamo della documentazione dell'1-0 con il quale il Lecce ha battuto il Padova portandosi al secondo posto. Scavalca il Perugia anche la Triestina, passata sul campo del Taranto con questa rete di Moro segnata su passaggio di De Falco al 45esimo del primo tempo. E con la Triestina si riporta in zona promozione anche il Bari, passato a Varese per 3-2. 2 volte in gol Bivi per i pugliesi con 2 calci di rigore, il primo dopo 6 minuti, il secondo al 19esimo del primo tempo. Nella ripresa, all'11esimo, quindi, Cupini porta il Bari sul 3-0. Ecco l'azione. Reagisce quindi il Varese e recupera però solo 2 gol. Prima segna Strappa al 14esimo di testa, poi Bongiorni al 19esimo, ma i lombardi non vanno oltre il 2-3. Il Catania coglie un prezioso pareggio a Pescara. Rosselli, dopo punizione battuta da Tacchi, segna per gli abruzzesi. Il pareggio del Catania viene su calcio di rigore, concesso per un fallo di Olivotto su Pedrigno. E quindi Mastalli realizza il calcio di rigore, 1-1 tra Pescara e Catania. 2 punti anche per il Cesena, che alla Fiorita ha superato per 1-0 la San Benedettese. Il gol vittoria dei romagnoli e di Sanguin al 22esimo della ripresa, con una splendida girata dopo un ottimo palleggio aereo.
Un gol per parte ad Arezzo tra i toscani e del Monza. Una torrete di Saltarelli su tiro di Pagliari aveva dato il vantaggio all'Arezzo al decimo della ripresa. E a 3 minuti dal termine è venuta la rete del pareggio monzese, realizzata da Pagliari, pronto a sfruttare questo calcio di punizione battuto dal compagno di squadra Peroncini. E proprio al 90esimo, in chiusura di partita, il Cagliari ha ottenuto il gol della vittoria sul Parma, un successo che ridà ossigeno ai sardi. Branca è l'autore del gol. Mancano alla nostra rassegna anche i gol dell'1-1 tra il Campobasso e l'Empoli.